Voilà, allora ragazzi, dopo un po' d'assenza dal canale vi sono mancato? Dite la verità, scrivetelo nei commenti che vi sono mancato, perché io lo so che vi sono mancato. Di. Bastardo. No, però Lilu, se vuoi la pazza, ci puoi fare la pazza. Dice, aspetta, mo va chi? Ah, ma non fa annanziare. Allora, ragazzi, oggi prepareremo un piatto veramente delizioso. Faremo un pollo agli agrumi con zenzero e praticamente del brodo istantaneo. Questo rappresenterebbe il dato, in poche parole. Però comunque voi potete fare il vostro brodo, potete fare normalmente aggiungendo un po' di verdure. E quindi faremo questo pollo alla Thai, praticamente. Andremo ad aggiungere, invece del coriandolo come mettono loro, del prezzemolo. Allora, gli ingredienti sono mezza cipolla rossa, possibilmente di Tropea, giusto un pizzichino di zenzero che serve solo per spolverare sopra alla fine di cottura di tutto, mezzo limone, una mezza arancia. Le fette potete anche metterle come decorazione del piatto. Una manciata di prezzemolo perché dà quel pizzico in più, della farina e petto di pollo bianco. Questi sono gli ingredienti. Logicamente immancabili sempre il solito sale e pepe. A più tardi per gli ingredienti. A più tardi per il lavoro. Voilà, ed ecco giunti così alla fase della preparazione. Abbiamo spezzato del prezzemolo. Io non lo taglio con il coltello perché l'ossidazione fa perdere tutto l'aroma. Quindi vi consiglio sempre di tagliarlo a mano. Petto di pollo, però comunque potete utilizzare anche altre carni bianche, il tacchino per esempio, potete utilizzare comunque l'anatra, altre carni che sono bianche. Della cipolla rossa di Tropea, semplicemente perché ha un gusto meno forte e più intenso, e quindi caramellizza un po' tutta la situazione. Della scorza di arancia, pochissima, e della scorza di limone che andremo ad aggiungere quando andremo a mettere l'olio per friggere la nostra cipolla. Due fettine d'arancia. E giusto un grattugiato di zenzero, pochissimo. Questo accentua il sapore dell'agrume, però dà anche il piccante. Logicamente il succo dell'arancia per intero, perché comunque ho visto che ne era poco, però normalmente potete utilizzare mezza arancia, e il succo del limone. Abbiamo qui preparato un brodo istantaneo, quindi con acqua calda abbiamo messo il brodo. Voi potete farlo anche da voi, non è un problema. La prima cosa che noi andremo a fare, senza mettere olio, andremo a mettere una manciata di pepe e incominciamo a farlo tostare, in modo che il pepe praticamente prende una forza come sapore. Voilà, aggiunto il pepe, adesso lo mettiamo a tostare un poco. Pochissimo tempo per tostare il pepe. Voilà. Proprio pochissimo tempo perché altrimenti si brucia. Quindi fatelo tostare, fatelo ravvivare e dopodiché aggiungete l'olio. Quindi aggiungete 4 cucchiai di olio e praticamente la cipolla. Quindi potete aggiungere anche contemporaneamente tutti gli altri ingredienti, però aggiungete prima la cipolla, aspettate qualche un minuto e poi aggiungete le scorze di arancia, limone e zenzero. Mischiate il tutto. Voilà, ragazzi, bastano veramente un minuto per farlo tostare. Una volta che sentite la forza del pepe, quindi l'odore del pepe, praticamente aggiungete, comunque passa neanche un minuto, ragazzi. Quindi potete incominciare ad aggiungere 4 cucchiai di olio per giù. Quest'olio servirà praticamente per creare la crosticina del nostro pollo. Il sughetto deve essere fatto quando il pollo ha quella bella crosticina dorata. Abbiamo aggiunto quindi la nostra cipolla. Appena sentite proprio l'odore della cipolla che passa un minuto, aggiungete le scorze
non le fettine, ma le scorze di arancio, zenzero e limone. Una volta che abbiamo inserito le nostre scorze di limone, adesso possiamo inserire già il nostro pollo. Prima che l'olio brucia praticamente la cipolla. Voilà. Nel frattempo tagliamo una piccolissima quantità di ananas. Voilà. Allora, l'ananas, l'arancia, il succo d'arancia e limone e il brodo vanno aggiunti a sequenza. Quindi andremo ad aggiungere prima l'arancia e l'ananas per fargli fare una leggera cottura. Questo però deve avvenire dopo che il nostro pollo sia diventato dorato. Quindi, quando, siccome c'è la farina, praticamente il pollo diventerà dorato. Quindi, girate, cuocete il pollo bene. Logicamente con gli altri prodotti che noi andremo a inserire, la cottura aumenterà di un 20 minuti. Ok, voilà, quindi continuiamo con la cottura. Noi dobbiamo fare in modo che il pollo sia croccante e nello stesso tempo morbido, perché se andiamo a mettere adesso, che non è finita la cottura, andiamo a mettere adesso i liquidi, praticamente la parte della farina tende a spugnarsi. Noi invece dobbiamo fare in modo che si consolida tutto, ok? Quindi diventa tutto fritto, dopodiché poi possiamo aggiungere la parte liquida. Voilà, abbiamo aggiunto anche dell'altro pepe prima di girare il lato opposto i nostri bocconcini di pollo. Quindi abbiamo aggiunto dell'altro pepe, proprio perché comunque a me piace salato, però comunque voi potete fare quello che volete voi. Voilà, il pollo in questo caso deve essere cotto bene, tutte le carni bianche devono essere cotte bene, quindi fate rosolare per bene. Non state a credere a quei video che dicono che ci vogliono 2 minuti, perché 2 minuti non ci vogliono, d'accordo? Questo è un piatto che si fa in 25-30 minuti. Quando vi vedete quei video che dicono questo piatto in 5 minuti pollo al limone, non è vero. Quindi fate diventare bello croccante il pollo. Voilà. Allora, passate questi 10 minuti di cottura, come vedete alcuni sono proprio cotti, perché logicamente i pezzi sono irregolari. Quindi arrivate a questo punto mettete una buona quantità di sale, quando ne dite voi, ed aggiungete l'ananas e l'arancia e girate e fate cuocere per almeno 2 minuti. Logicamente questi frutti renderanno un sapore molto più dolciastro e l'ananas darà un sapore molto più esotico. Quindi poi andrete a mangiare il pollo con anche il pezzettino di ananas. L'arancia in questo caso serve solo ed esclusivamente per aromatizzare. Poi man mano, anche durante la fase della cottura, la perderete l'arancia. Quindi invece l'ananas tenderà ad ammorbidirsi, però non sparisce. Quindi arrivate a un paio di minuti di cottura, potete aggiungere poi il succo di limone, che fate logicamente sfumare, quindi aggiungendo il succo di limone e arancia, quindi fate leggermente sfumare il tutto. Arrivati a questo punto potete aggiungere anche un po' di prezzemolo tritato. Voilà. Logicamente, siccome è un piatto orientale, se a voi piace praticamente il coriandolo, sta roba qua, potete metterlo. A me proprio assolutamente non se ne scende proprio il coriandolo. Allora, come vedete, adesso abbiamo alzato la fiamma per far evaporare l'arancia
ed l'arancia e il limone. Facciamo evaporare non del tutto, quindi lei si concentra. Arrivare a questo punto possiamo aggiungere il nostro brodo, ottenendo così una cottura poi di altri 10 minuti come minimo. Come vedete si è creata questa salsina, vedete? È una salsina però molto acida. Quindi per togliere l'acido, che cosa si fa? Si aggiunge il brodo. Quindi questo brodo praticamente toglierà l'acidità del troppo acido degli agrumi, perché sta bene l'acido, però bisogna anche smezzarlo un poco. E quindi arrivato a questo punto fate cuocere a coperchio 10 minuti senza muovere mano. Allora ragazzi, per togliere l'acidità io ho inserito praticamente dello zucchero. Inserendo dello zucchero si fa questa parte nera che se ne viene, è praticamente lo zucchero, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare, non è la pentola. Ok? Basta mischiarlo un poco e si toglie. Allora, piatto terminato. Quindi ciao ciao a tutti, da Paolo Orlando, ricette dal ballo, alla prossima. Voilà ragazzi, pollo completato, buonissimo, buon pranzo, buon cena a tutti. Un po' di prezzemolo per completare il piatto, sentite la freschezza del prezzemolo e voilà, ciao ciao a tutti.